Sposato, moglie incinta da 7 mesi, è stato raggiunto da 8 proiettili e 18 sparati a raffica da 2 mitra. Finora sono stati trovati però soltanto 15 bossoli. Non si sa se di calibri diversi. Un colpo anche alla nuca, ma non mortale. Quando infatti arrivano i primi soccorsi, il funzionario è ancora in vita, come dice la gente, Lucio Salve, che l'ha raccolto morente. Sì, respirava ancora ed era accasciato dentro la macchina. E ha detto qualcosa? Parlava? No, non parlava, era solo accasciato, stava fermo, respirava un po', si vedeva che si muoveva un po' ancora. Entrò nella pubblica sicurezza nel 75, quando il terrorismo aveva già falciato tanti innocenti e stava da tempo sferrando un duro attacco al nostro sistema democratico. La sua fu una scelta precisa e convinta, perché già svolgeva un altro lavoro. Era segretario comunale in un centro del Piemonte, un'attività tranquilla, lontana da pericoli. Ma la fiducia nelle istituzioni della nostra democrazia lo portò a dedicarsi con impegno al nuovo e più difficile lavoro. Commossi e provati, i colleghi del funzionario ucciso, molti non hanno saputo trattenere le lacrime alla vista dell'auto crivellata dei colpi, sconvolto soprattutto il suo capo diretto, il dottor Umberto Pensato. Stava attivamente interessandosi dei due casi importanti, il caso di autonomia Caraia, con il giudice Caloggio di Padova, e stavo investigando attentamente, forse era forse in un punto giusto sulle indagini dell'ingegner Gori, sulla morte dell'ingegner Gori. Comunque era un ragazzo abbastanza abile nella sua attività, quindi evidentemente è stato più preso di me, della stessa visione. Tutto qui non sono in condizioni non idonee per poter rilasciare altre dichiarazioni.